Questo che mi appresso a raccontarvi è un altro evento raccontatomi da mio padre, che l'ha vissuto di persona e che riguarda sempre la cittadina di Nemi, in provincia di Roma, vicino al lago di Nemi, appunto, o no, omonimo. Primi anni 50, la piccola cittadina di Nemi non è solo un luogo lussureggiante immerso nel verde, avvolto dal Parco Regionale dei Castelli Romani, luogo di villeggiatura e di riposo, oggi ovviamente, luogo di culto per gli antichi romani, ma è soprattutto una località molto interessante da un punto di vista esoterico ed ufologico, in quanto durante gli anni è stato al centro di numerosi avvenimenti che lo hanno fatto balzare alla cronaca come uno dei luoghi d'Italia più inquietanti dal punto di vista del mistero. E proprio, ad esempio, nel dopoguerra degli anni 50, che alcuni residenti parlarono della presenza di un lupo mannaro all'interno dell'area comunale. Venne descritto come un uomo ricoperto da peli che amava rinfrescarsi dentro la vasca della fontana, situata proprio davanti all'entrata del corso principale della cittadina, nei pressi della galleria. Di notte si udivano i lamenti e il frastuono emesso dall'acqua, scaraventata dall'essere in ogni direzione, il quale amava farsi il bagno soprattutto nelle ore serali più buie. Va ricordato che a Nemi, soprattutto in inverno, la temperatura scende al di sotto dello zero. Possiamo quindi immaginare come questo essere potesse fare il bagno immerso in un'acqua freddissima che riusciva comunque a dargli sollievo. Un testimone, mio padre, mi riferì personalmente, che una sera dei primi anni 50, poco più che bambino, mentre ritornava a casa, passando nei pressi della fontana, lo incontrò. I suoi gemiti e i lamenti erano molto forti. L'acqua della fontana veniva sbalzata da ogni parte e questo essere, completamente nudo e ricoperto di peli, si muoveva vistosamente, molto eccitato. Arrivato ad una certa distanza, l'essere si accorse della sua presenza e lo cominciò a fissare in maniera molto intensa, rimanendo completamente fermo. Ricordo allora ciò che gli disse suo padre: se una sera dovessi incontrare il lupo mannaro, non guardarlo mai negli occhi per nessuna ragione e vedrai che lui non ti farà nulla. Così fece e, procedendo verso la propria abitazione, senza mai rivoltarsi e fermarsi, raggiunse la propria casa senza che il lupo mannaro lo aggredisse in alcun modo. Fu proprio così che, entrato nel portone del piccolo palazzo e raccontato l'accaduto ai suoi genitori, assieme a loro, poté continuare ad osservarlo dalla finestra. L'essere si agitava nuovamente nella fredda vasca della fontana, in preda a chissà quale raptus. Quella sera nevicava ed è impossibile che potesse trattarsi di un uomo normale. Faceva molto freddo ed inoltre, se di un uomo si doveva trattare, questo era irriconoscibile. Tale avvenimento si ripeté più volte durante gli anni e vi furono anche altre testimonianze. Fatti come questo sono presenti anche in altre zone d'Italia e spesso vengono spiegati dalla scienza moderna come una sorta di delirio, trattandosi di gravissimi ma molto rari casi di melanconia. Ovviamente i dubbi rimangono, e questo fu ciò che mi raccontò mio padre, insomma, che visse da bambino a Nemi, ecco.